Scusatemi, ma per me parlare con i messi del governo centrale è la fatica più dura del mio ufficio. Riferirete ai signori del governo che una colonia non si tiene con le chiacchiere. Ci vogliono rinforzi. Degli indigeni qui io non mi posso fidare. La mia guarnigione è un pianto. La mia flotta è ridotta a una carcassa che di tremendo non ha più che il nome. È il terror do mundo. Mentre invece avrebbe ormai diritto alla pensione per impotenza senile. Roba da far ridere i pirati e l'universo. Eccellenza, io posso soltanto riferirvi che la situazione non è allegra neanche alla capitale. Io stesso sono giunto su una nave straniera perché non c'erano altri mezzi. La guerra con Trimori ci ha messo in una situazione tragica. Il meglio della nostra flotta è colato a picco sulle coste dell'Africa. Ognuno deve quindi provvedere a difendersi con i propri mezzi perché il governo centrale deve tener testa a fazioni interne piuttosto minacciose. Smettetela col vostro governo centrale. Non sapete dire altro. Ma del resto chi minaccia è direttamente questa colonia. Chi la minaccia? Ma dove vivete? Chi? Zampa di Ferro. Non conoscete Zampa di Ferro? No. Olivar non conosce Zampa di Ferro. È un capo pirata molto più fedelmente riverito di quello che non sia io. È molto meglio armato. E se il governo continua così un giorno o l'altro qui al mio posto, troverai pirati. Mio padre non mi vuole vedere. Sì, me l'ha fatto dire dal messo col quale sono tornato. Io per lui sono morto. Figliolo mio, tuo padre è giustamente in collera con te. 10 anni che giri il mondo. Ed ecco come ci ritorni. Ho avuto 12 duelli, ho difeso il mio onore. E dai la parola, sappiamo tutto. Hai rapito una signora in Andalusia. Amore. Per poco tuo padre non è stato revocato dal suo posto, per colpa tua. Ma ora ho messo la testa a posto. Ma chi ti crede? Io forse, perché sono tua madre. Ma tuo padre non si accontenta di parole. Mi metta alla prova. Dicono che nei paraggi vi sia un terribile corsaro, Zampa di Ferro, no? Ebbene, io andrò a tagliargli la gola e mio padre sarà soddisfatto di me. Ma non dire pazzie, quel corsaro ha una nave, la sputafiamme, che ci fa tremare tutti. E io farò saltare in aria anche la sputafiamme. Sogni, figliolo mio. Vedrai, vedrai. Padre. Ho sentito. Voglio sperare che questa volta tu parli seriamente. E come pensi di avvicinarti a quei demoni? Facendomi arruolare come uno di loro. Luis, tu vorresti... Taci. È la vergogna della nostra famiglia. E soltanto una grande impresa la potrà redimere. Non temere che riuscirò. Mi travestirò da pirata, sono abilissimo nei travestimenti. A Maracaibo nessuno mi conosce, manco da 10 anni. Sono sbarcato col nome di Tenente Carlos della Riva per non comprometterti. Tu ora degradami pubblicamente, questo farà credere che sono un furfante. E starà la verità. Sua Eccellenza il Governatore, volendo porre termine una volta per sempre ai favoreggiamenti popolari verso Zampa di Ferro ed allo scopo di dare un salutare esempio alla popolazione di Maracaibo, ordina che gli 8 arrestati sospetti di favoreggiamento per i pirati siano impiccati sulla pubblica piazza nel termine di 15 giorni. Inoltre Sua Eccellenza il Governatore informa che il tenente Carlos della Riva non fa più parte dell'esercito di Sua Maestà Cattolica. Padrone, dammi da bere. Che guardi. Sì, sono io l'ufficiale che hanno degradato. Siamo dunque borghesi? Già. Non mi hanno più voluto nelle file del loro sbrindellato esercito. Peggio per loro, uno di meno. Il governatore è troppo esigente con i suoi subalterni. Un cammastino, ecco che cos'è. Per poche doppie che dovevo dare ai soldati che ho perdute, degradate. Oh. La peste se lo prenda, l'eccellentissimo governatore. Non abbiate paura, vi procurerò io delle amicizie che vi serviranno. Oh, ma patti chiari, eh?
Chi è amico mio non è amico del governatore, perché io affronti simili non li digerisco. A nessuno può darvi torto. Andate a tenervi compagnia, è il tenente Carlos della Riva. Va bene, lascia fare a noi. Volete giocare una doppia ai dadi? E perché no? A voi. Molto fortunato. Lo vince sempre quello. Ehi, padrone! Porta ancora da bere. Paga chi vince e questa volta pago io. Quando sarete arrivata alla capitale, recatevi a visitare mia figlia Isabella. È al convento della Trinidad. Ditele che noi pensiamo sempre a lei. È più di un anno che siamo separati. Beh, e che cosa dicono le altre mamme? Dicono che vorrebbero venire tutte laggiù con me per rivedere le figliole. Ma siete pazze, con la minaccia di sommosse che c'è laggiù. Ecco, e tu lasci nostra figlia tra queste minacce. La Vergine del Pilar la protegge. Eccellenza! Che c'è? Mi manda il segretario ad avvertirvi che cosa? Che zampa di ferro è al castello? Madonna santissima. Oh, ma che storie sono queste? Al castello. Eccellenza, sì. Andiamo. Oh. Che succede? Eccellenza, era entrato. Sulla scrivania c'era un rotolo. Ho visto per caso la firma. Zampa di ferro ha la spudoratezza di ordinare a me, al governatore, di mettere in libertà i suoi 8 uomini. Gli obbedisco subito. Saranno impiccati domattina all'alba. Credete, eccellenza, che sia prudente? Non si sono mai combattuti i briganti con la prudenza. Date gli ordini perché siano impiccati domattina all'alba. Voi due mettetevi al mio fianco e vegliate sulla mia persona. Seguitemi ovunque. Ordine del governatore. Che era? Una sfida. Un messaggio del pirata sul mio tavolo. Evidentemente siamo circondati da spie. Ma allora gli sa tutto quello che succede qui? Ma tu non lo conosci. Ebbene, guarda, io vorrei conoscerlo per dirgli. Che aspetti per agire? Io non so dove si trovi. Ma forse l'oste. Ehi, oste! Cosa volete? Questo nostro amico vorrebbe raggiungere l'isola di Zampa di Ferro. Ma io non so dove sia. Ma se andate alla costa, da Azzurin, e gli mostrate questa moneta, gli darà una barca e delle indicazioni. Ci riesco. Vi giuro, amici, che sentirete parlare di Carlos della Riva. Mi imbarcherò sulla goletta straniera. Mi dispiace che non possiate assistere all'impiccagione di quegli 8 furfanti. Riferite al governo che può contare su di me per qualunque evenienza. Sta bene, eccellenza. Mi recherò ad ossequiare vostra figlia. Ricordate, al convento della Trinidad. Un po' più giù, ancora di più. Ecco, così, benissimo. Isabella ha fatto benissimo. Dovreste imparare a fare come lei. Brava. Eh sì, capisce. Soltanto Isabella fa tutto bene. Non per niente è la figlia del governatore. Ormai il gran giorno si avvicina. Il giorno dal quale dipenderà il vostro avvenire ed anche il mio. Perché se davanti a sua maestà non fate la riverenza in modo perfetto, io sarei rovinato. Madamigella Grazia, che cos'è quel sospiro? È che siamo stufi di stare in questa prigione. Ecco. Il convento non è una prigione. Vi manca forse qualche cosa. C'è in parlatorio il segretario del ministro. Vuole parlare con voi. Ci siamo. Ma che succede? Una buona notizia. Vi faranno ministro? Oh, andiamo. Un po' di contegno. Ma dov'è il rispetto? Il timore di Dio. Finalmente, il gran giorno è arrivato. Il mio onore è nelle vostre mani. Meditate in silenzio. Ci presenteranno a corte! I cavalieri non ci mancheranno! Oh, che bellezza! La presentazione delle fanciulle è rimandata. Veramente? Scusate, sto parlando io. Prego, prego. Il ministro ha messo a disposizione vostra e delle nobili fanciulle la nave da guerra e Speranza. Io vi ringrazio e ringrazio anche il ministro. Ma non vedo che cosa noi possiamo farcene di una nave da guerra. Le ragazze devono tornare in colonia e voi le accompagnerete. Ah, sì. Qui si preparano gravi cose politiche. Oui.
Sua maestà la regina ha deciso di allontanare queste ragazze. Ci saranno i dolci a corte, io vado pazza per i dolci, valerò fino al mattino. Oggi con principi e con duchi, che bellezza. Silenzio, silenzio. Importanti ragioni di stato che non posso confidarvi ci impongono di ripartire subito per Maracaibo. Oh, no, no. Ma il viaggio sarà fatto in condizioni terribili, su una nave da guerra. Ci saranno ufficiali a bordo. Mi meraviglio, veleggeremo sul mare sconfinato. Isabella, ragazzi, ma dove siete? È un'arma terribile, può sparare due colpi in un'ora e lancia proiettili a 400 metri. È meraviglioso. Con questa colubrina si può anche andare a pesca. Le ragazze, dove sono le ragazze? Hanno di meglio da fare, eccellenza. Se il vostro precettore lo autorizza, vi farò vedere come si spara. Ma l'autorizziamo noi? Sì, sì. Ma sì, niente affatto. Dove sono le altre? Non lo so. Andatele a cercare. Le voglio tutte intorno a me nel salone. Inizierò subito un corso accelerato di storia. Aspettatemi, vi accompagno io. Non occorre, signor ufficiale. Dovreste dare voi il buon esempio. Ed impedire che un'eccessiva confidenza... Attento che è carica. Ma che carica? Dove eravamo rimasti? Alla confidenza. Ma insomma, gli ufficiali sono degli uomini. Lo credo bene. E l'amici accanto al fuoco... Fa partire il colpo. Che si vede? Ma io non vedo niente. Ma sì, è un delfino. Aspettate. Ecco. Il precettore vi cerca. Presto. Oh, che peccato, incominciavo a vedere. È un uomo solo. Fagli segno di avvicinarsi. Attenti voi altri. Potrebbe essere un'esca. Buttagli la cima. Accostati. Chi sei? Che vieni a fare da queste parti? A respirare un po' d'aria buona. Poi rispondi a tono. Sai dove ti trovi? Se l'inferno mi ha aiutato, credo di trovarmi fra i gentiluomini di Zampa di Ferro. Precisamente. E ora sei prigioniero dei filibustieri dei Caraibi. Oh, finalmente potrò conoscere questo terribile corsaro. Lo conoscerai. Tra poco sarai soddisfatto. Gonzalo, pensa alla barca del prigioniero. Cappa sotto vento! Si torna! Bendatelo. Non scherzare con il rojo, è un tipaccio. Grazie, amico. Sei tu del mio cuore l'immenso splendor, il sogno giocondo. Sei tu del mio ciel, la stella fedel che illumina il mondo. Ritorna con me, diviso da te. Non ti vor mai più per te. Io vorrei morire, offrir la mia giovinezza e in folle prezza la lui. Ah, se i pirati accolgono con canti simili i loro ospiti, è gente ben raffinata. Chi è? Non si sa, l'abbiamo preso in mare. Dovete essere quella che cantava poco fa. Io spero che la benda mi venga presto tolta per potervi ammirare e ringraziare. Dov'è? Levagli la benda.
zampa di ferro. Come fai a sapere che sono io? Solo una persona può avere il tuo sguardo. Uno solo, benissimo, infatti è lui. Sta zitto, zanzara. Allora tu eri a Maracaibo? Infatti. Che cosa ti ha condotto a me? Il mio odio verso il governatore che mi ha espulso dal suo esercito. Chi mi assicura che tu non sia un traditore venuto qui per fare la spia? Bada, che non sono un novellino che si possa ingannare facilmente. Mettimi alla prova. Che ne è del terror do mundo? A tre falle, due a prua e una poppa. Lo so, vedo che non mi mentisci. E del messo che era a Maracaibo? È già ripartito. Lo so. Se il tuo odio per il governatore è sincero, ti darò modo di vendicarti. Gli uomini coraggiosi fanno fortuna ai miei ordini. Se il tuo cuore come i tuoi muscoli, troverai pane per i tuoi denti. È tua figlia? Impara a non chiedere mai niente. Golia, conducilo nell'accampamento, dagli una tenda e tienilo dopo. Come ti chiami? Carlos. Carlos, bene. Allora preparati a dimostrare che il coraggio non è fatto soltanto di parole. Aspetta l'occasione. Te la procureremo presto. Vuoi conoscere il coraggio di quell'uomo? Fallo combattere con El Cabezo. Ma è un gigante, sarebbe un assassino. E poi El Cabezo è condannato a morte. E che importa? Trovo ottima l'idea del ropo. E salverò la vita del Cabezo se uscirà vittorioso dal combattimento. Ecco, ci siamo. Ecco. Abiterai qui con me. Perché dobbiamo vivere insieme? E già, tu! Qua. E io là. Mi chiamo Golia, ho studiato al seminario, poi ho cambiato idea. Ma se ti occorre un'estrema unzione, so come si fa. E ora non mi occorre altro che riposare. Di un po', chi era quella ragazza che ho visto poco fa con zampa di ferro? Quella è Manuela, la figlia del corsaro verde. Ah, di quello che fu impiccato molti anni fa dal governatore. E tu come fai a saperlo? A Maracaibo se ne parla ancora. Beh, allora la bimbetta era piccola. Era nata dal grande corsaro e da un indigena. L'ha allevata Zampa di Ferro. Ed è la sola persona al mondo che possa placare le collere tremende di Zampa. I pirati la considerano come l'erede al comando. Tanto che El Rojo la vorrebbe sposare. Così la successione sarebbe assicurata. Sembra un fiore selvaggio cresciuto in mezzo a gente tanto diversa. Perché diversa? Anch'essa è crudele come noi quando occorre. Vuole vendicare suo padre. Più o meno qui tutti sono innamorati di lei. Ma guai se uno la tocca. Non vi sembra, donna Mercedes? Sì, sì, avete ragione, cappellano. Levo il calice al ritorno di mia figlia Isabella e delle altre fanciulle dei notabili della colonia. Se le rimandano per misura di prudenza, vuol dire che nella nostra nazione le cose si mettono a male. Certo, non so se sia stata vera prudenza averle fatte venire qui, dove si vive in continua ansia a causa di quel zampa di ferro. L'Esperanza è ben armata e velocissima. E quel brigante non oserà assalirla. Ai nome via, por Dio cariño, yo quiero papiro que lo más pratico, tiene yo niño, no hay nada que hacer. El querer es todo flow, cuando hay parné. El querer es todo flow, cuando hay parné. Tus palabras bonitas que suenan muy bien, ni me han dislocado ni me han convencido. No me llores que es tiempo perdido. No soy una loca, soy una mujer. No me fío de nada y mi boca encendía. Y es que sepa, hermosito, que sepa darme señorío, lujo y bienestar. Ay, no me fía, por Dios, cariño. Yo quiero papiro, que es lo más práctico. Sin ellos, niños, no hay nada que hacer. El querer es todo flow, cuando hay parné. El querer es todo flow,
quando hai parlé. Palabra bonita que suena muy bien, ni me han dislocado ni me han convencido. No me llores que es tiempo perdido, no soy una loca, soy una mujer. No me fío de nada y mi boca encendía. Tiene que sepa, hermosito, que sepa darme señorío, lujo y bienestar. Ay, no me pía, por Dios, cariño. Yo quiero papiros de los más prácticos, sin ellos niños no hay nada que hacer. El querer es todo flow, cuando hay carne. El querer es todo flow, cuando hay carne. Di un cane. Fai male ad attaccar briga la vigilia della tua grande prova. Quale prova? Zampa di Ferro ha molta simpatia per te e ha deciso di farti combattere domani con il Cabezzo, un mulatto condannato a morte per aver ucciso due compagni. Se il mulatto vincerà, avrà salva la vita e vedrai che combatterà con impegno. Per catturare il Cabezzo ci sono voluti 6 uomini. Se hai paura, sei ancora in tempo per rifiutare. Dove e quando l'incontro? Domani, qui, su questo spiazzo. Pagherai cara la tua superbia. Di Carlos, oui. Manuela ti aspetta. Dove? Nella mia tenda, nella tua, nella nostra. Manuela, mentre mi parlava di te, aveva gli occhi scintillanti. Se non mi sbaglio, hai fatto un grande effetto nel cuore di Manuela. Devi batterti con il Cabezzo domani. E perché? Perché non voglio. Devo obbedire a te o a Zampa di Ferro? A me. Il Cabezzo è una bestia selvaggia. Ho paura. Di che? Della sua forza. Ma come? Si vuole da me una prova di coraggio e tu mi chiedi una prova di vigliaccheria. Io non voglio che tu muoia. Sei buona, Manuela. Non è vero. Quando gli altri morivano, non ho mai avuto pietà. E invece per me ti inquieti. Sì, ed è la prima volta. Ma mi hai visto appena, non sai nemmeno chi sono. E che importa? Vedi, tu non eri nata per vivere fra questa gente. Mio padre era corsaro. Ma prima di essere corsaro era gentiluomo. E nel tuo sangue c'è qualche cosa di quella nobiltà. Insomma, io voglio che tu rinunci al duello di domani. No, devo battermi e mi batterò. Attenzione, giovanotto, potresti pagarla cara. Dimmi, è davvero così tremendo questo Cabezzo? Tremendo? Ma non aver paura, se ti va male, ti aiuterò io. In che modo? Ti aiuterò a morire da cristiano. Dunque, che c'è? Il governatore sbeda una nave. Davvero? Che trasporta sua figlia ed altre fanciulle. Hai sentito? Si chiama la nave Esperanzia. Non entri. Di, non avresti un goccio di rum? Per il condannato? No, per me. Oh, va, entra. Di, si chiamo? Vieni a salvarmi? Oh, sì, stai tranquillo. Che vuoi? Sono venuto. Mi hanno mandato. Se hai un desiderio, dillo. Sarà esaudito. Sono incaricato io di prepararti al passo estremo. Oh, non aver paura. Tanto tutti dobbiamo morire. Hai una madre? Hai un padre? Morte! Benissimo! Così li puoi andare a raggiungere.
Bevi. È sempre bello raggiungere le persone care. Il tuo avversario è un uomo potentissimo. Un po' meno grande di te, un po' più del mio formato, ma conosce certi colpi segreti ai quali non si sfugge. Bevi. Hic est busilis. Del resto, meglio così. Quando si deve morire, è meglio far presto. Ho conosciuto un condannato a morte che aveva paura di una cosa sola, dell'inesperienza del carnefice. E poi? Ecco, tu sei fortunato. Vedrai, al primo colpo, zacchete, fatto. Dimmi, dove preferisci essere seppellito? In mare? In terra? Su una montagna? Sarai accontentato. Calma! Ti raccomando la calma! No, io non c'entro! Aiuto! Non con Caritas! Fatto! Ho fatto il mio dovere! Se non venivi tu, lo ammazzavo! Sono 2 mesi che stiamo qui senza far niente. La Macaraibo hanno già impiccato 8 dei nostri. E noi fermi. Ai tempi del grande corsaro era un'altra cosa. Zampa di Ferro sa quello che fa, è prudente. Prudente, con la prudenza non si fa il corsaro. E allora, perché non te ne vai? Sono molti che la pensano come noi e se ne sarebbero già andati. Ma qui c'è Manuela e noi restiamo qui per lei. Senti, Gavès, se riesci a uccidere quell'uomo, oltre al premio della vita, avrai anche il mio premio. Sembri nervosa stasera, Manuela. Ti sbagli, sono solo impaziente. Questi duelli sono la mia passione. Forza, Gavès! Hai capito? È un masso di granito. Faccio tutti se il Gavès vince. Va bene. Avanti. C'è scarso il bianco. Ammassalo!
Vincerà di sicuro. Siete il vincitore. Ma il coraggio è forte. Corri alla grotta a prendere medicamenti. Presto. Ma tu, non eri di sentinella al porto? Sì, è arrivato uno dei nostri informatori da Maracaibo. Dice che ha notizie importanti, vuol parlare con te. Andiamo. Che nuove mi porti da Maracaibo? Il governatore attende una nave, l'Esperanzia, che riporta sei nobili fanciulle. Una è la figlia del governatore. Quando dovrebbe arrivare l'Esperanzia? Tra qualche giorno. Ecco l'occasione che aspettavo. Ti fa ancora male? Ma che non è niente. Per essere curato da te, mi farei ferire anch'io. Sei un'infermiera perfetta, io non so come ringraziarti. Perché nessuno mi è mai interessato come te. E non voglio sapere neppure chi sei. Sei forte, coraggioso. Insomma, sei l'uomo che aspettavo, che mi legasse a sé per la vita e mi aiutasse a vendicare mio padre. Ma io non posso essere quell'uomo. Perché? Il perché non posso ancora dirtelo. Impadroniamo delle sei fanciulle, le teniamo in ostaggio e intimiamo poi il governatore la consegna di 50.000 ducati se vuoi riavere le ragazze. Magnifico! All'alba gli uomini migliori sullo sputafiamme. Si partirà subito. Prendo il comando io. Tu pagano, tu cos'è? Tu Ramò e tu Domingo, pronti domattina all'alba con tutti i vostri uomini. Dove si va? Non domandare, obbedisci, imbarco sullo sputafiamme. E in quanto a te, ah sì, verrai anche tu. Sta bene. Andiamo, preparatevi. Lì, lo sai dove andiamo? Non si sa, ma sembra si tratti di cosa importante. Zampa di Ferro in persona prende il comando. Ci si imbarca sullo sputafiamme. Ci sarà da menar le mani allora, no? Ma la tua ferita come va? Oh, niente di grave. Andiamo, va. Andiamo, andiamo. Deve partire, è ferito. Non temere, Emanuele. Tutte le imprese di Zampa di Ferro finiscono vittoriosamente. Emanuele, io parto. È stato il Rocco a volerti a bordo? Sì. Posso dire a Zampa che ti lascia a terra? Non voglio. Ma forse la missione è pericolosa. E ti sembra che io abbia paura del pericolo? Zampa non ha voluto dire neanche a me dove siete diretti. Lo sapremo a largo. Tu, Goria, non vieni? No, io rimango a terra. Arrivederci, a presto. Thank you.
calma consente una navigazione lenta ma sicura. Professore, non soffrite più il mal di mare? No. Ora siamo entrati nel mare caraibico e fra pochi giorni noi toccheremo terra e voi potrete riabbracciare i vostri parenti. Sarà un momento pieno di commozione quello. Nave da guerra a babordo! Nave da guerra a babordo! È un grosso vascello. Scusate, ho udito una nave da guerra. Sì, mi pare. E che vuol dire? Vuol dire che se la nave appartiene a nazione amica, le faremo i saluti d'uso. Se invece è nemica, la saluteremo a cannonate. Non scherziamo! Non si fa la guerra con sei fanciulle a bordo. Fate dei segnali. Avvertite che questa nave trasporta delle donne. Non è il caso di far battaglia. Ah sì, se quella fosse nave corsara, a sentire che a bordo ci sono delle donne, verrebbe subito all'attacco. Corsara? Corsara? Che è una nave da guerra, ci sarà combattimento. Oh, che bellezza! Ma voi non vi rendete conto che è una battaglia? Vi darebbe modo di dimostrare il vostro attaccamento con qualche cosa di più positivo e non con dei semplici sorrisi. Sì, è la nave che aspettavamo. E tu prenoterai certamente la figlia del governatore, eh? Niente affatto. E dobbiamo catturare incolumi le ragazze. Se vogliamo poi costringere alla resa Maracaibo. Tutti al posto di combattimento. Tutti al posto di combattimento! Sulla bandiera. Sulla bandiera! Non mi ero sbagliato. Hanno issata la bandiera corsara. Tra poco andremo all'attacco. Voglio che voi catturiate vive e intatte le donne che sono a bordo della nave nemica. È un ostaggio importante che ci assicurerà una preda preziosa. Oh, sei contento ora? Si va all'arrembaggio. Voglio vedere il momento della divisione del bottino. A noi non ci toccherà niente, quasi niente come al solito. Quando comandava il corsaro verde, allora sì, era un piacere combattere. Tutti gli uomini ai pezzi! Ma che cosa succede? Cosa succede? Niente, niente, lasciatemi passare. Oh, oddio! Ma che fate qui? Via, giù! Tenente, chiudete questa gente nel salone e che nessuno dica che abbiamo donne a bordo. No, io non lo dico. Via, via! Ma insomma, quando si hanno delle responsabilità non si dà battaglia al primo che passa. Tenente, portatelo via! Io protesto! Via! Andiamo, io andiamo! Siate degne del vostro nome, dell'educazione che io vi ho dato. Non tremate. Pregate, raccomandatevi a Nostra Signora del Pilar. Non tirare sulle parti vitali della nave, niente incendi. Non deve affondare. Insomma, una battaglia coi guanti, eh. Hai visto? Il proiettile è caduto in acqua. Non ci hanno preso. Tirano male. Ma noi che aspettiamo a sparare? Fuoco! Lì, vicino alle polveri! Allarmi! Aiuto! Aiuto! Che è stato? Eh? Se aveva salito a tradimento, mi sono difeso! Mettetela in fermo! A cosa lì? Poi giudicherà a zampa di ferro! Però non abbiamo altro da fare! Andiamo, via! Allora. Preparate gli arpioni di arrembaggio! Più al nostro fuoco. Che diavolo fanno? Vengono all'arrembaggio! Tutta la barra a destra! Destra! Aiutatemi!
Presto, presto qui, alla porta. Ecco, ecco così. Chiunque di voi riesca a salvarsi, se qualcuna si salverà, riferisca al governatore, che lo riferisca al governo centrale, che noi nel momento del pericolo ci siamo comportati eroicamente. I nemici non rispondono più. Perché? Saranno tutti morti. Regaliamo a Manuela. Ehi, ragazzi, lasciate quella roba. Perché? Ordine di Zampa di Ferro. Le ragazze devono essere qui. Forza, non la porta. Vengono, non temete. Sono qua io. Eccole qua. Guai a chi le tocca. Faccio le zampe! No, no, no! Non abbiate paura, il capo ha dato ordine che non vi sia torto un capello. Andiamo, venite in coperta. E anche tu, vieni! Fate trasbordare i prigionieri, poi legate a rimorchio quella carcassa. Tu che hai fatto? Perché sei ai ferri? Ha ucciso uno dei nostri. Per difendermi. Mi aveva assalito. Oggi è giorno di vittoria e sono in vena di generosità. Sei graziato. Le donne devono essere sane. Sua maestà la regina mi ha ordinato... Qual è di voi la figlia del governatore di Maracaibo? Sono io.
Il governatore è un mio carissimo amico. Avrò per sua figlia delle attenzioni particolari. Ma è indegno abusare, eh? Su, si sbarca! Avanti! Che significa la tua presenza qui, Carlo? Significa che ho cambiato padrone, ecco tutto. Non se l'aspettava la piccina di trovare qui una conoscenza di palazzo. Ah, casi della vita, bella mia. Non la toccare. Che? Zampa di Ferro ha ordinato di rispettare le donne, lo sai. E voi su, muovetevi che non c'è tempo da perdere. Andiamo. Prendetela. Che guardi? Manuela è impaziente di vedere qualcun altro. Chi? Il nostro novizio. Ah, ti piace quel giovanotto? Dov'è? È occupato presso le nostre belle prigioniere. Quali prigioniere? Abbiamo catturato le figlie dei notabili di Maracaibo. C'è anche la figlia del governatore, di colui che ha ucciso tuo padre. Ramon, ti piace? Prendila, è tua. Prendila! Cosa fai? Come osi? È un dono di Emanuela. Chi comanda qua sono io, non le donne. Ho detto che le ragazze non devono essere toccate. Lasciala! No! Non aver paura, nessuno ti toccherà. Come cani ci trattano. Dobbiamo rischiare la vita per avere questa ricompensa. Non dovevi disobbedire. Perché? Non c'è più la legge della spartizione della preda? E poi Manuela aveva detto che quella ragazza era per me. Ho visto le ragazze allo sbarco. Sono sei belle figliole. Non te scaldare la testa. Qui c'è di meglio. Ma non dire sciocchezze, quella è roba sopraffina. Sì, tanto che Zampa di Ferro le vuol tenere tutte per sé. Tutte per sé? E chi è lui? È il comandante. Il comandante? Che comanda qui è Manuela. Lei è la figlia del vero corsaro. Se ci fosse uno che osasse dir forte queste cose. Ci sono io. Ti brucia, la cicatrice. La pagherà. Ma se noi incominciamo a rispettare tutte le donne che facciamo prigioniere, che pirati siamo! Sicuro, sicuro! Sbarconate! Se comparisse davanti alla porta diventereste tutti agnellini! Davvero? Vorrei che comparisse! Che faresti? Cosa farei? Guarda cosa farei in cambio della scudisciata! Isabella, non piangere. Carlos tra questa gente. Ma sarà stato fatto prigioniero. No, è con loro, è dei loro. Ti ha difesa, ha tentato di proteggerti. Beh, che cos'è questo chiacchierare? Oh, niente, niente. E allora state tranquille, cercate di riposare. Io veglio. Ma il precettore conosce tuo fratello? No. Ascoltate. Isabella. Isabella. Carlos. Come mai, fratello mio? Zitta. Sono qui per una missione segreta. Vi salverò. Allora, hai deciso. Dov'è Zampa di Ferro? Sulle Speranzia, sorveglia i lavori di riassetto. Dureranno tutta la notte. Pare che la nave debba riprendere subito il mare. Dopotutto giusto. Ci doveva dare la metà delle ragazze. Ebbene. Ce le prenderemo tutte. Sì. E
Che vuoi a quest'ora? Sono venuto a tenerti un po' di compagnia. Vattene. Ascoltami, Manuela. Devo parlarti seriamente. Ti ripeto di andartene. Non prima di averti detto ciò che volevo da molto tempo. Domattina all'alba ci imbarchiamo. Se tu vuoi, Manuela, io potrò ritornare senza Zampa di Ferro. Egli ha molti nemici e la sua morte sarebbe naturalissima. Che intendi fare? Voglio che la figlia del Corsaro Verde sia quello che avrebbe sempre dovuto essere. La padrona. Io assumo il comando della nostra gente e tu sarai mia moglie. Mai. Non sarà mai. Hai capito? Anche troppo. E allora sei capito? Vattene. Sì, ma non è questo soltanto che ho capito. Tu sei innamorata. Non dire sciocchezze. Sei innamorata di quello sconosciuto che non si sa chi sia, né perché sia capitato tra noi, ecco la verità. Feriscila! Bada, potrebbe essere un gioco pericoloso il tuo. Voglio semplicemente aprirti gli occhi. Forse tu stai secondando i piani di un nemico perché nessuno mi leva dalla testa che quell'uomo è una spia. È impossibile. Egli si serve di te per i suoi scopi, mentre che gli ha acceso il cuore una di quelle sei ragazze. No! Ecco, vedi che avevo ragione. Per fortuna ci sono qua io. E ricordati che anche la morte d'un giovane può essere naturalissima. Scendi. Cosa volete? Le donne, ci appartengono. Dovete darcele. È la legge. Gli ordini di Zampa di Ferro sono precisi. Ma no, gente, stiamo di Zampa di Ferro, e vattene. Lasciatemi. Bella, no, no, è inutile che ti dibatta. Se voglio, sei mia. Lasciami. No, no. Aiutami. Lasciami. Ma non ti... Siete impazziti? Ho tentato di tutto per impedire a questi forsennati di commettere una vigliaccheria. Ci tenevi tanto a salvare queste ragazze. Zampa di Ferro ha ordinato. E tu rispetti gli ordini di Zampa di Ferro, vero? Ora vedrai. Dopotutto non hai torto. È una bella figliola. E piace anche a me. Dopo sarà tua. Prima voglio prendere... Carlos! Finalmente. Era questo che volevo. Hai sentito, Manuela? Si chiamano per nome. E ora sapremo anche chi sei tu. Avanti. La verità. Che sei venuto a fare tra noi? Parla. Non ho niente da dire. Stava vicino alle polveri dello sputafiamme quando uccise Gomez. Traditore, spia. Una spia. Chi è? Sei una spia. Non è vero. Non è vero. Ora ti faremo parlare. A te, frustalo. Inutile, non parlerà. Se volete che parli, adoprate lo scudiscio su quella donna. È un'ottima idea. Questo farà sciogliere la lingua a quella canaglia. Già, avete ragione. No, lei no! Lasciatela! Lasciatela stare! No! No! Isabella. Bene, sì, è vero. Era venuto qui per far saltare in aria lo sputafiamme. Carne! No. Domattina l'albero maestro dello sputafiamme venne impiccato. Venivo da te. Ascoltami. Io non ti ho mai chiesto niente. Ma ora... Che c'è? Quell'uomo non deve morire. Chi? Il traditore che voleva far saltare lo sputafiamme. Quella spia. Sì, devi concedermi la sua vita. Tu sei pazza. Da quando in qua si graziano i traditori? Questa è la tua ultima parola? Sì, via. Chiamami il Rocco, che venga subito da me. A Maracaibo faremo sbarcare per primo quel polipo del precettore. Sarà un parlamentare perfetto. E se il governatore rifiuta, l'impiccheremo sua figlia sotto gli occhi. Va bene? Domani all'alba tutto sarà pronto.
Quello che tu mi chiedi è impossibile. Anche se ti do questo è impossibile. Guarda, è la ricchezza. Ma che vuoi che faccia della ricchezza se domani sarò impiccato? Senti, tu scendi al porto, prendi una barca e fuggi. Ma chi ti raggiunge più? Sono perle, oro, to. Ma perché vuoi liberarlo? Non te ne occupare, dammi la chiave e fuggi. Cosa vuoi? Presto, vieni via con me. Dove? Non far domande, vieni. Qui sei al sicuro. Ma come, hai voluto salvarmi pur sapendo chi sono? Credevo di essere fiera, di essere crudele. E sono una debole donna. Sono una povera creatura innamorata. E tu mi tradisci. Sì, tu mi tradisci. Ma io ti amo. Manuel. Questa volta Maracaibo si arrenderà. Ma voglio godermi prima di partire la vista di quella spia. Penzoloni dall'albero dello sputafiamme. Zampa di ferro! Cosa c'è? Il prigioniero è fuggito. Fuggito poco? Ho trovato la cella con la porta aperta, vuota. Chi era di guardia? Domingo. Domingo è scomparso anche lui. Quando è stato? Stanotte. Cosa mi faccia? Sei tu che hai fatto fuggire quell'uomo? Sì, sono stata io. Dove l'hai nascosto? Molto lontano. Dimmi la verità. Zampa di ferro. Lasciami. Sì, lo so. Prigioniero fuggito. Sì, ma è scomparsa anche una barca. Maledizione. Forse naviga verso Maracaibo per avvertire il governatore. Bisogna salpare immediatamente per arrivare prima di lui. Con te faremo i conti al mio ritorno. E dove va? A Maracaibo. Il castello è armato, gli affonderanno la sua sputafiamme. Non va con la sputafiamme, va con le speranze. Così a Maracaibo non sospetteranno di nulla e lasceranno avvicinare la nave. Ascolta, ecco le bucine. Partono. Ora non ci sono più pericoli. Ora nell'isola comando io. E gli uomini che sono rimasti? Sono uomini del Corsaro Verde, gente mia. Allora tu puoi liberare quelle sei fanciulle. E in che modo? Sono tutte a bordo delle speranze. Zampa di ferro le restituirà ai loro genitori, dietro consegne di 50.000 ducati. Furfante. Ma il governatore si rifiuterà di pagare. E allora? Impiccheranno la figlia all'albero della nave. Ma bisogna impedire una barbaria simile. Senti, Emanuele, la sputafiamme è ancora qui. Tu sola puoi salvare quelle disgraziate. Vuoi dire quella disgraziata? Sì, Isabella. Senti, ho salvato te. Vorresti che salvasse anche la donna che tu ami? Che amo? Ma è mia sorella. Tua sorella. Manuela, è l'ora decisiva per il nostro amore. Ed è questa prova che io ti domando. Non dire più niente. Vieni. Che c'è? È Manuela che raduna tutti gli uomini. Andiamo, vieni. Andiamo. L'hanno per uomini della costa, in mille pericoli avete sempre dimostrato il vostro coraggio rischiando la vita. Zampa di ferro vi ha sempre sfruttati senza darvi il premio che vi spettava. Oggi Zampa di ferro si è macchiato di una viltà che offende la vostra bandiera. La figlia del Corsaro Verde per mia voce vi dice: è il momento di impedire questa impresa. Guardia, cosa dobbiamo fare? Agire immediatamente. Ordina e più qui diremo. Ora riconosco in voi gli uomini del Corsaro Verde. Imbarco immediato sullo sputafiamme. Alla nave!
sai che raggiungeremo l'Esperanza in poche ore. Ora cambieremo rotta. E perché? Che vorresti? Raggiungere l'Esperanza e dar battaglia? Zampa di Ferro butterebbe subito a mare le sei ragazze. Bisogna precederlo e avvertire il governatore di quello che sta per accadere. Forse hai ragione. Dall'Esperanza vedrebbero la nostra nave e capirebbero. Per questo cambio rotta. Scenderemo a Punta Maior e di lì a cavallo raggiungeremo in tempo Maracaibo. Va bene. Ecco, qui troveremo i cavalli. Conosco io il posto. Se il vento continua favorevole, fra tre ore saremo a Maracaibo. L'Esperanza è in vista. Ah sì? Date subito ordine a tutti i notabili della città di venire qui al castello. E Isabella? L'Esperanza è avvistata. Ormai sarai tranquilla. Ma di nostro figlio, che non ne abbiamo ancora notizie. Non era un'impresa facile la sua, ma non è ancora detto che non sia riuscito. Eccellenza. Che cosa fate? Su, alzatevi. Dove sono le fanciulle? Eccellenza, c'è a bordo Zampa di Ferro. Sono incaricato di dirvi che vi dà mezz'ora di tempo per consegnarvi 50. Se non aderite, trascorsa la mezz'ora, le ragazze saranno tutte uccise e Maracaibo messa a sacco. È un colpo a salve per assicurarvi che quello che vi ho detto è la verità. Canaglie! Da questo momento comincia la mezz'ora. Venite con me. Nessuno sappia quello che succede. E pregate gli invitati di rientrare nei saloni. Bene? Ancora niente. La mezz'ora è passata. Andiamo. È doloroso, ma purtroppo non resta che arrenderci. Saranno versati 50.000 ducati. Venite. Ecco il castello. A terra! Signore, vi prego, restate tranquilli. Le ragazze saranno qui tra breve. Zampa di Ferro non è abituata ad aspettare. La mezz'ora è già trascorsa. La tua guarnigione è prigioniera. Tua figlia ti sarà consegnata soltanto dopo che i 50.000 ducati saranno a bordo dell'Esperanza. Ho già dato gli ordini perché le casse siano portate sulla nave. Carlos! Alcuni di voi al porto. Impadronitevi della goletta e degli uomini che sono a bordo e salvate le ragazze. Gli altri sotto con me! Thank you.
ma ce la pagherai. Rocco, lasciala. Manuela! 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 Per colpa mia. Non dir niente. Hai avuto la prova del mio amore. Non piangere. Io sono felice. Felice.